con Piero e Ferruccio del Santo Stefano, è arrivata la vittoria del campionato, però questa partita ve la siete dovuta sudare. Ma guarda, sapevamo che era difficile, però non pensavamo così. Diciamo che ormai tutte le squadre che ci incontrano da 6-7 giornate comunque ce la mettono tutta, no? Fanno di tutto per batterci. Noi abbiamo giocato comunque una buona gara, anche se abbastanza nervose, compresa anche la panchina, un po' tutti, perché la nostra voglia di chiudere a 4 giornate prima della fine era tanta, visto che queste ragazze fanno il doppio campionato, giocano anche in federazione e lavorano tanto. Ultimamente tra l'altro poi non abbiamo neanche il tempo di allenarci perché abbiamo 3 partite a settimana, per esempio abbiamo giocato oggi, giochiamo martedì, giochiamo venerdì e via così. Comunque siamo molto contente perché questa è una squadra giovane, a parte un paio di elementi, arrivata l'anno scorso vincendo la 1, ha fatto il terzo posto in eccellenza e quest'anno l'idea era di andare oltre, abbiamo vinto e siamo contenti. Forse in questo caso il miglior allenamento è stato proprio giocare con questa continuità. Sì, beh, oddio, però la pallavolo è un gioco molto tecnico e difficile, bisogna allenarlo. E soprattutto il fiato che ogni tanto mancava, infatti abbiamo cambiato molto perché ci mancava un po' quello. Sono state moltissime rotazioni stasera, un campionato diciamo dominato in lungo e in largo, solo un punto perso in tutta la stagione. La forza vostra è stata proprio questa della rosa così ampia, tutte le giocatrici sempre a disposizione, sempre con ottimi risultati. Sì, diciamo che siamo stati un pochino bravi anche noi a riuscire a farle ruotare, poi mancanze per problemi di lavoro eccetera, però l'organico è molto affiatato, devo dire che questa è stata la soddisfazione più grande, insomma. Molto molto contenti, adesso andiamo avanti in federazione, però le vogliamo vincere anche le ultime 4, eh? Non molliamo assolutamente. Poi l'idea che faremo i regionali, insomma, è uno stimolo in più per questa stagione importante per noi. Chiedo a Ferruccio, che da dirigente accompagnatore forse è più vicino alle ragazze rispetto al coach, l'unità di gruppo fondamentale in questa vittoria. Sì, in questo caso sì, perché arrivano da 3 gruppi distinti, siamo riusciti a tenere tutto assieme, sempre presenti agli allenamenti, non mancano mai, insomma, abbiamo cercato di inculcargli una mentalità giusta, di essere sempre presenti, per questo dà anche sensazioni, perché da i risultati che abbiamo visto adesso, dopo il campionato. Coach, ultima domanda, ti chiedo dove ancora si può migliorare questa squadra in vista proprio dei regionali? Molto, sappiamo che, ripeto, tanto abbiamo 4 partite che mancano, noi le vogliamo vincere anche perché vorremmo non perderne neanche una. Nel frattempo, poi una volta finito questo, continueremo solo in federazione e vedremo di concentrarci anche lì per riuscire a fare un buon campionato anche nell'altra. Grazie mille, vi faccio i complimenti e in bocca al lupo per il seguimento di stagione. Grazie mille. Grazie a te.